L'olio d'oliva, insieme al vino, rappresenta sicuramente una delle eccellenze agroalimentari della terra d'Abruzzo. L'olio d'oliva fa parte della nostra cultura agroalimentare. Da sempre l'olio ha accompagnato i pasti sulle nostre tavole ed è proprio all'olio d'oliva che il fotoreporter pescarese Marco Lussoso ha voluto dedicare il suo ultimo libro fotografico dal titolo Olio, l'oro d'Abruzzo. Oltre 200 pagine con splendide fotografie in bianco e nero dedicate appunto all'oro d'Abruzzo. Il libro fotografico di Marco Lussoso, elegantemente impaginato, raccoglie testi di Marino Giorgetti, considerato da sempre la massima autorità nel campo dell'analisi sensoriale dell'olio, e poi ancora testi di Silvano Ferri, presidente del consorzio dell'olio DOP Abruzzino Pescarese, dei giornalisti Pasquale Tritapepe, Jennifer Di Vincenzo e Yolanda Ferrara. Alla presentazione del libro, presso la sala convegni della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo a Pescara Colli, è intervenuto anche il presidente Michele Samuele Borgia, il quale ha sottolineato: l'olio, nelle caratteristiche organolettiche e salutistiche che ha, è una primizia dei nostri luoghi che potrebbe essere valorizzata molto di più di quanto già non sia. E si presta naturalmente a questa declinazione, ovviamente richiedendo capacità di comunicazione e di commercializzazione che al momento non sono del tutto conosciute ai nostri operatori, i quali sono sicuramente molto bravi nel produrre, la qualità del nostro olio è sicuramente ai vertici a livello mondiale, ma non sono altrettanto bravi, almeno fino ad ora non lo sono stati, nell'individuare i canali di comunicazione e di commercializzazione che possano dare il giusto valore a questo prodotto. Quando il cavalier Piero Vadini ci ha proposto di sostenere la pubblicazione di un libro contenente le immagini dell'olivicoltura abruzzese, aggiunto ancora il presidente Borgia, ho avuto la conferma di quanto fosse acuta la visione dei potenziali del proprio territorio da parte di un imprenditore di lungo corso quale Piero si è dimostrato essere. Poi, aggiunto ancora il presidente, ho conosciuto il fotografo Marco Lussoso che ha saputo trasformare le immagini degli oliveti in emozioni. Fotografie stupende in bianco e nero hai scelto, artisti corredate da testi di autorevoli personaggi. Sì, ho avuto la fortuna e li ringrazio di cuore perché io non sono un esperto assolutamente del mondo agricolo, dell'agricoltura, delle olive e quindi volevo che qualche persona importante desse valore a questa opera. Un libro che aiuterà sicuramente a divulgare questo bene prezioso dell'economia abruzzese, quindi c'è anche un'opera di marketing, di diffusione, un messaggio positivo. Sì, mi auguro tanto, questo è uno degli scopi con questo libro, di aiutare a promuovere il territorio abruzzese e soprattutto la produzione di olio e di olive.